Gentili telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento di TC7, il nostro magazine che parla di Sardegna e delle varie realtà. Oggi avremo due servizi in sommario, due servizi che hanno costituito una parte di ciò che abbiamo costruito durante la settimana, grazie alla traduzione per non udenti, la mettiamo a disposizione veramente di tutti. Il primo si occuperà di affidi, di adozioni e anche di violenza sui minori, perché siamo andati a vedere un flash mob che si è tenuto davanti al Tribunale dei minorenni, a cui hanno partecipato non soltanto genitori sardi, ma provenienti anche da tutta la penisola. Il secondo servizio nel nostro sommario invece è dedicato alle isole ecologiche, le piccole isole ecologiche che sorgeranno nella città di Cagliari. La prima tra queste è quella del mercato di San Benedetto. Ma iniziamo subito dall'argomento più scottante, che è quello delle adozioni, flash mob, ma molte testimonianze davvero pesanti. Oggi a Cagliari si parla di bambini e si parla soprattutto di sottrazione di minori, ma non soltanto di questo argomento. Il primo intervento di tutte queste persone che sono qua in via Dante stamattina è proprio dedicato a tutte le questioni che riguardano il problema legato alle adozioni, agli affidi, alle violenze sui bambini. Questo è un vero e proprio flash mob. Lasciamo spazio a loro. Giù le mani dai bambini, dai nostri bambini, giù le mani dai nostri bambini. Prendiamo la scarpa. Allora, io vengo da Ferrara e penso che la violenza, oltre a essere agita all'interno delle famiglie, allora si può chiamare alienazione, sia anche una violenza istituzionale che i nostri figli soffrono. I miei da 45 mesi, non sono mai stata sentita da nessun tribunale, sono stata punita e giudicata dai servizi sociali. Io sono il nonno di Nicola e Maico. Sono 2 anni e mezzo che non ci fanno vedere i bambini. 3 anni. Va bene. Non ce la faccio più. Io sono la nonna di Nicholas e Michael. Sono 3 anni che non vedo i miei nipotini. Dicono che i nonni hanno diritto. E dov'è il diritto? Non lo so. Io voglio che i bambini ritornino dai nonni e dai loro genitori, mio figlio con mia nuora, che tornino a casa i bambini, Nicholas e Michael. Io sono la mamma di Isabella. Quando avevo 11 anni mi sono separata. L'ex coniuge non mi ha mai permesso di poterla incontrare e di poterci parlare secondo quanto era stato stabilito dall'omologa. Adesso Isabella ha compiuto 26 anni, si è laureata, ma io sono all'oscuro di tutto. Non ho potuto mai e poi mai partecipare alla sua vita di giovane. Mi chiamo Pino Colella, vengo da Sapri, provincia di Salerno. Sono un padre separato con una figlia. Posso testimoniare tranquillamente che la manipolazione esiste sui minori, va punita e perseguita penalmente. La mia idea è questa. Sono anni che combattiamo questa battaglia, che è una guerra ormai contro le istituzioni, perché si ostinano a negare questo dramma. Ed è veramente vergognoso che ci si indigni giustamente soltanto per quello che è successo a Bibbiano, che è una cosa gravissima, e non per quello che accade a milioni di genitori ogni giorno da anni, che vedono i propri figli, anzi non vedono più i propri figli, perché manipolati dagli ex mariti o dalle ex mogli.
Io sono Mariangela, vengo da Quartu, sono una mamma vittima di alienazione genitoriale. Da 9 anni non vedo mia figlia, perché dopo la separazione mi è stata alienata, manipolata psicologicamente dal mio ex coniuge. La situazione di Bibiana è solo la punta dell'iceberg. La manipolazione avviene sia all'interno delle separazioni che, come abbiamo potuto vedere nei casi di Bibiano, ma in tutta Italia, all'interno delle istituzioni, con relazioni falsificate e, ancora più grave, manipolazione sui bambini per fargli rifiutare i genitori. È arrivato il momento che i nostri politici si sveglino da parte di qualsiasi schieramento, non facciamone una questione partitica, perché i minori sono responsabilità di tutti. È arrivato il momento, miei cari politici, che vi svegliate, facciate una legge che punisca la manipolazione psicologica sui minori. Bibiano è ovunque, anche qua in Sardegna. E se i figli sono l'unica ricchezza dei genitori, è tempo che tutti uniamo le nostre voci in un unico urlo per poter fare in modo che anche i figli vengano tutelati e i genitori alla stessa maniera. Dobbiamo unirci e fare in modo che veramente cambi il sistema e che i nostri figli siano veramente tutelati, oggi come figli e domani come genitori. Mi chiamo Roberta, sono la mamma di Andrea, non vedo il mio bambino. Da 3 anni al 19 agosto è stato portato via dalla sua terra e dato in affido a una famiglia. Io chiedo, voglio che tutto venga riesaminato, perché ci sono stati tanti errori e soprattutto rivoglio il mio bambino. Sono Giampaolo, il papà di Andrea. Confermo che Bibiano è solo la punta dell'iceberg. Non vedo mio figlio da 3 anni, la procedura dura da 5 anni, ma è da 3 anni che non lo vedo e non lo sento. Non so soprattutto come sta, lo so come sta, però niente, che qualcosa si muova, ma in fretta. Mi chiamo Francesco, non vedo i miei figli da 8 anni ormai, ho fatto degli incontri protetti, ma non è servito a niente. Io e i miei figli non so cosa fanno, non so se mi vogliono bene, ma io li penso sempre. Tra un po' è anche il compleanno di mia figlia, il 6 di agosto, e quindi io li penso sempre. Ho vinto anche una CTU, ma non è servito a niente. Purtroppo le istituzioni non si muovono. Il sistema va cambiato, ecco. Parlateci di Bibiano. Sono chiare le parole, soltanto due, di questo flash mob che è stato organizzato qui a Cagliari. La situazione è veramente importante. Mi stava dicendo, signora? Io sono dalla parte delle persone a cui hanno sottratto i ragazzi, i bambini non si toccano, i bambini sono dei genitori, avrebbero potuto dare ciò che hanno dato a quei ladri alle persone, alle famiglie, li avrebbero mantenuti come si deve, secondo il mio punto di vista. Loro hanno diritto, i genitori hanno diritto, il dovere, il diritto sacrosanto di avere i loro figli. I figli, io sono stata insegnante elementare e ho sempre tutelato i ragazzi, perché non solo i ragazzi, ma anche i genitori che avevano dei problemi. Brava signora. La fotografia che vedete adesso in questa immagine non è una foto che serve soltanto da arredo, ma è la prima isola ecologica che è stata attivata, o perlomeno non ancora attivata, ma siamo lì lì per farlo, nella zona del mercato di San Benedetto. Si tratta di una sorta di parallelepipedo, naturalmente con l'ausilio di alcune fotografie reso un pochino più accettabile rispetto a quello che è di fatto una sorta di container dove bisogna mettere per l'appunto le nuove postazioni per quanto riguarda la differenziata. Una situazione che nei giorni scorsi vedeva l'isola ecologica di San Benedetto esattamente piena di mastelli in questo esatto punto, ora ne è rimasto soltanto uno, però
nei giorni scorsi, la mattina, almeno una cinquantina di contenitori facevano brutta mostra di sé in questo tratto di strada. Ma come funziona? Intanto funziona con una tessera. Una tessera che ritengo abbiano i residenti della zona. Con questa tessera si possono conferire rifiuti di plastica, i multimateriali, il secco indifferenziato e l'umido. Quindi tutto andrà a finire dentro questa isola ecologica e queste sono le finestrelle che servono per inserire che cosa oppure semplicemente per gettare? Per inserire, per gettare il rifiuto. Vede, cioè si sfiora con la mano in maniera tale che possa aprirsi lo sportello, si apre lo sportello e si conferisce. Credo che comunque il conferimento dei rifiuti sia limitato agli abitanti della zona, cioè della zona, quindi la strada via Pacinotti, la strada e le strade laterali del mercato di San Benedetto. Ecco, praticamente funziona con una tesserina. Sì, una tessera che è quella tessera che è stata praticamente consegnata al cittadino all'inizio del ritiro dei rifiuti porta a porta. Ogni giorno ovviamente bisogna conferire i rifiuti che sono previsti nella scaletta rilasciata dal comune, che lei non sa. Non è specificato, però ritengo di sì, insomma. Pensa che sia una cosa buona? Secondo me sì, bisogna esercitare un tipo di controllo particolare perché è tutto fili liscio, insomma. Ho paura che purtroppo qualche disonesto inizi a mettere i sacchetti intorno all'isola ecologica, quindi esercitare un controllo forse è la cosa più opportuna. Ma tutti lo capiranno? Penso proprio di sì, abbastanza chiaro. Magari le informazioni le avrei scritte un po' più grandi in maniera tale che tutti possano leggere, ma ritengo di sì, anche con una pubblicità sull'Unione dovremmo risolvere la situazione. Il nostro magazine termina qua, naturalmente un ringraziamento ad Alberto Cicotto per la traduzione che ci consente di essere visti e sentiti, diciamo così, con il linguaggio dei segni anche dei non udenti. L'appuntamento è per la settimana prossima.